Finalmente, dopo due lunghissimi anni, da agosto del 2022, quando si è aperto il preordine, a settembre, quasi ottobre del 2024, ho la possibilità di portarvi sul canale questa meraviglia, la Otoise Scala 1.6 DX28, ovvero la versione deluxe di Darth Vader, tratto dalla serie TV di Star Wars dedicata a Obi-Wan Kenobi. Eh sì, ragazzi, sono passati ben 2 anni tra ritardi nella release in Asia, ritardi nella distribuzione poi in Europa, ma finalmente sono riuscito ad avere la mia copia e a metterci le mani sopra. Ovviamente sempre grazie a ilcolossodeinerd.com, di cui trovate il link e tutti i riferimenti qui sotto in descrizione. Adesso cominciamo, ragazzi. Ed ecco qui tutto il contenuto della scatola fuori da essa, un Darth Vader, questo della DX28, ricco di accessori e sono molto contento. Anche se stiamo parlando pur sempre di una versione deluxe, quindi con qualcosina in più a livello di accessori rispetto alla versione standard. Come ad esempio questa basetta, che è una basetta aggiuntiva. E quindi cominciamo proprio dalle basette, che sono due. La prima è questa con questo motivo roccioso che mi piace molto. Motivo roccioso ottimamente riprodotto sia per quanto riguarda lo scalfo che la verniciatura, ma più la guardo, ragazzi, più mi sembra somigliante a un'altra basetta che ho in collezione proprio qui davanti a me, quindi posso vederla, che è quella dell'Iron Man tratto da Endgame Mark 85 Battle Damage. È esattamente quella, probabilmente con qualche differenza a livello di painting, però poco male, rimane comunque una bella basetta. Non c'è nessuna targhetta espositiva nella parte frontale, ma vi è il foro di alloggiamento nella parte posteriore per lo stick, che questa volta, ragazzi, è trasparente, per fortuna. Messa via questa basetta, andiamo a vedere quella un po' più interessante, che è ben più grande di quanto abbiamo visto fino adesso, con questa sorta di replica di un qualsiasi edificio di tipo imperiale, con superfici per lo più lisce, a parte questa della grata che è sulla parte centrale, e ha la peculiarità di potersi ovviamente illuminare. Con un attacco USB-C, ragazzi, stavolta mi sono munito di power bank, poi andando ad azionare il tutto, come vedete, si illumina. Adesso ci sono molte luci in questa stanza, quindi probabilmente l'effetto non sarà lo stesso, ma nella fase finale di posing, poi ragazzi, andremo a vedere con un po' meno luci e l'effetto vi assicuro che è molto molto bello, soprattutto con il Vader sopra di essa. Comunque, risulta essere una base abbastanza leggera, molto grande, quindi occuperà un bel po' di spazio in collezione, però ragazzi, ne vale veramente la pena. Poi andiamo avanti con altri accessori, rimanendo sempre in tema cose che si illuminano. Andiamo con la spada laser di Vader, che è sempre bellissima, a me piace tantissimo la sua estetica. E qui viene riprodotta alla perfezione con tanto di tastini, painting eccezionale. E in questo caso questa è quella che può essere appunto illuminata. Ho già attaccato il connettore a questo pannello di controllo, diciamo che sostituisce da un po' di tempo ormai le batterie nelle Hot Toys, e basterà anche in questo caso andare a collegare con USB-C. Ecco, intanto si è tolto il supporto, va bene. E USB-C è il tastino per accenderla, per avere dall'altra parte, per avere l'effetto, ecco, illuminazione. Poi andando ad applicare una delle lame, diciamo, che ci vengono fornite, questo è l'effetto, che è un effetto abbastanza bello, però come al solito va a essere molto illuminata nella parte più vicina all'elsa per poi andare a scemare sempre di più. Probabilmente ci vorrebbe o una luce più forte, e molti lo fanno, già questa modifica la fanno, molti customer soprattutto, oppure dovrebbe comunque andare ad aumentare un pochino il colore di queste parti, quindi la parte della lama laser. Intanto vado a spegnere questa, ragazzi, e rimprovero ad Toys il fatto stesso che non fornisca mai un cavo USB-C to USB, o comunque un cavo USB-C che possa essere utile, perché in questo caso addirittura ne serviranno due per esporre il Vader, sia con la spada laser accesa che con la basetta accesa. Visto che si pagano tanto questi Hot Toys, un cavo USB-C direi che non sarebbe male. Parlando proprio di queste lame, ragazzi, andiamo a vedere. Sono le solite, ne abbiamo tre differenti, perché due saranno per la lightsaber di Riva, che vedremo fra pochissimo. Nulla di particolare, tutto già visto.
così come l'effetto whoosh, sempre con questo effetto trasparente di questo rosso che secondo me dovrebbe essere molto più acceso di quello che è. Parlando proprio di lightsaber, ovviamente ne abbiamo un'altra per semplice esposizione che non si illumina oppure per essere attaccata tramite il D-ring alla cintura di Vader, e poi abbiamo le due spade laser di Riva, che sarebbero un'unica spada laser che poi ovviamente si divide e quindi Vader utilizza le sue due spade. Anche qui a livello di sculpt e di verniciatura nulla da dire, sono davvero molto ben realizzate, hanno la particolarità appunto di avere questa sorta di mezzo cerchio. Cioè mezzo, un quarto di cerchio in questo caso, che poi unite vanno a formare l'impugnatura della spada laser. Comunque molto belle, anche qui, unica pecca, non c'è la possibilità di illuminarle. Quindi se io volessi esporre il Vader con la base illuminata e la sua spada laser, posso illuminarla, ma con quelle di Riva assolutamente no. Questa è una pecca secondo me. Poi andiamo a vedere l'elmo aggiuntivo, il casco aggiuntivo, che è bellissimo, secondo me uno dei migliori realizzati per i Vader di Hot Toys, se non il migliore. Nulla da dire, non ha, se non sbaglio, non voglio forzarlo troppo, non ha la possibilità di rimuovere la calotta come avviene in altri caschi di Vader di Hot Toys. Realizzazione impeccabile, bellissimo sia per l'estetica che per la verniciatura. Un vero e proprio capolavoro, ragazzi. Poi abbiamo la parte elettrica, elettronica del respiratore, nulla di particolare, abbiamo i tasti classici verde e rosso, vari tasti alternativi e possiamo poi andarlo a sostituire a quello danneggiato che troviamo sulla dolla. È molto semplice, basta staccare questo, ci sono appunto dei fori con dei piccoli connettori, andiamo a sostituirlo senza problemi, molto molto semplice. Poi veniamo al l'aggeggio, il classico strumento che servirà per ruotare l'occhio del Perse presente sulla testa, che andremo a vedere poi quando vedremo il Darth Vader, e le solite mani. Mani sempre ottimamente realizzate, sempre con questo effetto pelle reso benissimo, sono rigide tranne per questa parte che va, diciamo, del guanto che va a coprire il polso, che invece è in plastica morbida similgomma, molto buona la realizzazione e anche l'effetto della pelle è strabiliante, ragazzi. Quindi abbiamo questo, guardate anche per esempio le varie pieghe della finta pelle su questi guanti, bellissimi. Abbiamo queste quindi per l'utilizzo della forza, altre mani invece più rilassate, queste saranno principalmente per la posa in cui Vader si tiene la cintura. Un'altra mano per l'utilizzo della forza, per bloccare qualcosa, per apertura delle porte, insomma, mano molto classica. Poi abbiamo un pugno chiuso sinistro e un'altra mano come force choke, quindi per la presa con la forza, anche questa immancabile per un Darth Vader. Immancabile poi è il mantello di Vader, di un tessuto molto morbido, molto piacevole al tatto. Nella parte alta ha la classica catenina che tiene insieme i due lembi e un bordino in pleather. Ovviamente per applicarlo basterà rimuovere la testa, applicarlo e poi rimettere la testa, nulla di più semplice. E ha la particolarità di essere double face, ovvero ha una parte con questo taglio della spada laser di Obi-Wan, bellissima la resa. Se volessimo esporre Darth Vader con il battle damage, quindi magari il casco spaccato, anche il respiratore spaccato e ovviamente anche il mantello rotto, oppure se lo giriamo dall'altra parte, invece, come vedete, i danni scompaiono e quindi possiamo metterlo anche così pulito, preciso. Anche qui non c'è cablaggio, non c'è fil di ferro, quindi purtroppo anche questa volta Hot Toys ha mancato l'opportunità di rendere questo Vader perfetto. Vader è assolutamente incredibile. Dal punto di vista estetico non posso dire nulla di negativo, almeno a primo impatto. Questo head sculpt è fenomenale. Guardate i danni da battaglia del casco, resi alla perfezione con la sezione rotta del casco. Bellissima anche la parte di contorno che dà proprio l'idea della bruciatura del laser e della spaccatura, cosa che invece non abbiamo visto, per esempio, nel mantello nella sezione accessori. L'head sculpt è quello di Anakin al 100%, la somiglianza è incredibile e il volto è quello di Christensen. Bellissima la resa della pelle, sia del colore sia dell'effetto bruciatura di
queste scoriazioni, le ferite che ovviamente sono in rilievo, ragazzi. L'occhio super espressivo, poi vedremo che c'è anche il perse, quindi potremo girarlo e dare molta più espressività a questo head sculpt già meraviglioso in sé. Guardate anche la resa delle labbra, del naso. È davvero incredibile, questo è un elmo secondo me eccezionale. Andiamo a vedere invece il resto. Qui vediamo, diciamo, il coprispalle che è il solito di Darth Vader con questa doppia colorazione grigio metallizzato e nero lucido, ovviamente in plastica rigida, spallacci che sono leggermente mobili per permettere all'articolazione di fare il suo lavoro. Purtroppo, ragazzi, devo dirvi che il 99% di questa doll è in pleather. Quindi vedremo nel corso del tempo quanto durerà, ma bisognerà avere una maggiore cura per questa doll rispetto alle doll normali, diciamo. Andiamo sulla parte anch'essa danneggiata dalla spada laser di Obi-Wan, anche qui l'effetto mi piace tantissimo, con l'effetto bruciatura intorno alla spaccatura, intorno al taglio. Tutto questo poi è illuminabile a LED, lo vedremo fra poco. Parte bassa sempre con i vari tasti, i vari pulsanti, anch'essi resi molto bene. Tunica in tessuto molto morbido, non cablato, che come potete vedere anche nella parte posteriore. Poi abbiamo questa sorta di conchiglia di bacino che mi colpisce molto per la resa estetica e la resa della pelle. Questa in realtà, ragazzi, è plastica, simil gomma. E ancora una volta, l'ho detto in un altro video di Fennec Shand, non so se sarà già uscito al momento dell'uscita di questo video, ma mi chiedo per quale motivo non utilizzino questo materiale che ha una resa della pelle così vera, insomma, così reale, perché guardate anche le pieghe, come sono rese bene, tutto il resto, per il resto del corpo. Probabilmente perché ne sarebbe troppo limitata o perché vogliono realizzare il tutto come se fosse il più reale possibile, va bene però. Sicuramente andrebbe utilizzato un materiale con una durabilità maggiore. Stesso discorso ovviamente anche per le gambe, solito materiale per quanto riguarda il vestiario di Vader, sempre realizzato in pelle, ottimamente con queste cuciture che vengono giù in modo verticale, riprodotte fedelmente, mi piacciono tantissimo, così come i paratibie. In realtà è un pezzo che va dal ginocchio fino al collo del piede, che è attaccato tramite un velcro, come potete vedere, e al di sotto gli stivali, anch'essi in pleather, soprattutto in questa parte della caviglia. Mentre ben più rigida, dello stesso materiale della conchiglia, invece la parte che riguarda la scarpa vera e propria, il piede. Guardate la resa, spero che voi riusciate a vedere i dettagli, la resa del materiale, della texture, che è praticamente identica in entrambi i tipi di materiali. Questo, togliere anche il paratibie, favorisce ovviamente anche la mobilità, ma lo vedremo fra pochissimo. Stesso discorso anche dall'altra parte, invece le suole, ragazzi, sono dettagliate, hanno il logo di Lucasfilm, niente di particolare. Mentre tornando un pochino in alto, troviamo anche per quanto riguarda i guanti una mobilità molto limitata, perché ovviamente i guanti vanno ad abbracciare anche parte dell'avambraccio. Per quanto riguarda la cintura, è una parte mobile, scusate, anch'essa in pleather purtroppo, quindi anch'essa andrà trattata. E per la parte posteriore, ecco qui, ho già montato il control panel con tutti questi cavi che non amo, sinceramente, perché si vede troppo. Qui i cavi non sono lunghissimi, quindi andare anche ad a far sì che il control panel vada all'interno della cintura per il quale è stato predisposto, in realtà non è così semplice, quindi è meglio lasciarlo in questo modo. Filo che è ben nascosto dallo spallaccio, ma comunque si vede. Vi ricordo sempre che manca ancora il mantello da mettere sopra tutto questo, però ecco. Io non amo particolarmente tutti questi fili. Se andiamo a vedere per esempio la spada laser che andrebbe messa su questa mano, il filo non è nemmeno troppo lungo, quindi se andremo poi ad alzare la mano per pose un po' più dinamiche o magari se vogliamo mettere la spada illuminata sopra la testa, sarà veramente molto molto difficile. Vi faccio vedere il tutto illuminato se riesco, sempre con il filo USB che non viene fornito. Ecco qua, questa è tutta la doll illuminata. Manca ovviamente la spada laser, ma ragazzi, l'effetto è fantastico.
di tutt'altra fattura. Provo a spegnervi la luce per farvelo vedere ancora meglio. E sarebbe veramente bellissimo poterlo esporre sempre in questo modo, ma purtroppo questo richiederà avere appunto in collezione, in vetrina, un power bank o un qualcosa, una fonte comunque di energia che possa permettere di lasciarlo sempre acceso. Questa cosa un pochino mi fa storcere il naso. Per il resto, ragazzi, io vi ripeto, a partire da questo Headsculpt che è meraviglioso e tra l'altro è possibile rimuovere sempre molto delicatamente la calotta per andare a scoprire ovviamente il purse con questo piccolo joystick che, come sapete, serve per muovere l'occhio e in base poi alla posizione, guardate ad esempio mettendolo in questo modo, con una visuale leggermente dall'alto, come acquisisce tutt'altra espressività. Io penso che lo metterò sempre centrale, ma comunque davvero ottima la capacità di personalizzazione grazie al PERS e la possibilità appunto di dare delle espressioni differenti al buon Vader. Andiamo a vedere un attimino le articolazioni, ragazzi, che essendo un Vader sono sempre molto limitate. Sarò molto molto attento perché ho paura di questa parte che possa andare a graffiare il paraspalle, il coprispalle. Attenzione anche quando ruotate la doll perché questa parte è anche abbastanza delicata, quindi cercate di afferrarla sempre dalla testa. La rotazione della testa è comunque possibile, anche se abbastanza limitata, può essere piegata in avanti, ma sempre attenzione a questa parte, e all'indietro in modo molto molto limitato. Poi abbiamo l'articolazione della spalla, abbiamo ovviamente una butterfly, il braccio può essere steso sopra i 180 gradi, può venire ovviamente in avanti, ma anche qui è molto difficoltosa per via del vestiario, la mobilità, e all'indietro. C'è ovviamente la rotazione del bicipite, la doppia articolazione al gomito. E per quanto riguarda il polso, ragazzi, al di sotto del guanto l'articolazione c'è, però appunto andando ad indossare il guanto, ovviamente la mobilità è molto molto limitata, anzi è quasi è praticamente inesistente in questa parte qui del polso. Poi all'interno del torace ci sono tutti i vari sistemi di elettrici, diciamo, elettronici per far sì che si possa accendere, quindi la mobilità è davvero limitatissima, se non quasi assente, si può piegare in avanti leggermente e all'indietro, ma veramente impercettibile la mobilità. E per quanto riguarda le gambe, possono allargarsi, andare in avanti, non voglio forzarli troppo, ragazzi, ma è veramente ridotta anche in questo caso, così come all'indietro. Per quanto riguarda il ginocchio, vi consiglio di rimuovere sempre questo qualora voleste posarlo. Vado a piegare il ginocchio grazie alla doppia articolazione, quindi anche qui si superano i 90 gradi. E per quanto riguarda la mobilità della caviglia, invece è molto buona. Ovviamente la punta del piede non è mobile, ma la mobilità è molto buona, favorita anche da questa parte in pleather. Detto questo, ragazzi, sono abbastanza soddisfatto di questa doll. Non è perfetta, ovviamente, regredito dei. L'utilizzo di materiali differenti, almeno per questo Vader, spero che in futuro questa cosa sia verrà fatta da parte di Hot Toys. Headsculpt fenomenale ancora una volta. E adesso andiamo a vedere un confronto con l'unico Vader nella mia collezione e poi andiamo per le conclusioni. Eccolo a confronto con l'unico Darth Vader nella mia collezione, ovvero quello di Episodio 5. Come vedete, ben più alto quello di Kenobi. Così come per esempio il pannello è, oltre ad essere danneggiato, ovviamente è ben più piccolo rispetto a quello di episodio 5. Per il resto comunque sono due bellissime doll, come si confà sempre a Darth Vader, comunque uno dei miei personaggi preferiti. Ma questo headsculpt, ragazzi, come vi dicevo, è il valore aggiunto di questa doll meravigliosa. Davvero eccezionale.
Eccomi di nuovo qui per la conclusione del video e per tirare le somme su questo Darth Vader, una DX28 che cerca di essere la doll perfetta, ma secondo me non ci riesce per un soffio. Perché? Perché secondo me manca ancora ad Hot Toys quella volontà reale di coccolare il collezionista e di dare quel qualcosa in più che lo faccia rimanere a bocca aperta, non solo per le fattezze di un head sculpt fenomenale, di un vestiario con i giusti danni da battaglia e tutto il resto, ma anche per piccole cose come ad esempio un cavo USB-C. Ne sarebbero serviti due per questa doll per illuminare tutto l'illuminabile, però almeno uno sarebbe stato gradito e avrebbe fatto dire appunto al collezionista, a me in questo caso, oh, guarda Hot Toys che ha fatto un passo avanti verso di noi. Questa cosa invece tende sempre a mancare, così come l'utilizzo di materiali più resistenti che diano una garanzia maggiore al collezionista. Invece qui, come vediamo, il 90% della doll è ricoperto di pleather e quindi necessiterà di una cura maggiore nel corso del tempo per farla conservare il più possibile in ottime condizioni. Tutto questo, ragazzi, avrebbe fatto sì che questa doll fosse perfetta, almeno per quanto mi riguarda, perché c'è un head sculpt fenomenale che va a valorizzare tutto il resto. Per il resto è un Darth Vader, quindi la figura imponente è quella che è ed è sempre bellissimo, soprattutto per gli amanti del personaggio e di Star Wars in generale. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ricordo che l'ho acquistata su ilcolossodinerd.com e trovate tutti i riferimenti qui sotto in descrizione. Per qualsiasi cosa mi trovate nella sezione commenti e ci vediamo come sempre a un prossimo contenuto. Ciao ragazzi, a presto!